Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Allora, siamo su Assassin's Creed e abbiamo concluso lo scorso episodio, niente po' fo' di meno che ad Asgard. Ora, io come vedete sono tornato in Inghilterra, sono tornato via ad Asgard perché la potenza stimata, come possiamo vedere anche sulla mappa ragazzi, no sulla mappa ma lo possiamo vedere nelle missioni, scusate, era di 90 ed essendo io un misero livello, cioè tanto misero no, dai, livello potenza 53, ho preferito aspettare perché sennò c'è da sudare troppo. Tanto quando vogliamo tornarci basta andare qua a bevere la pozione di Valka e tornare ad Asgard e impersonare i panni di Odino. Quindi, allora, adesso si va a vedere un po' quel che c'è da fare. Si potrebbe fare quella missione di quel Gutband lì, come cavolo era? L'uomo del mistero era Gutband, esattamente. Si potrebbe andare a scoprire chi è Gutman. Dobbiamo un po' parlare con i sassoni, ragazzi. Vediamo un po' cosa hanno da dirci su questo Gutman. Rowan. Ah, Eivor. Qual buon vento, amico mio. Sto bene, Rowan. Ho solo una domanda. Conosci qualcuno di nome Gutman? Gutman? Non credo di conoscerlo. Dovrei? No, non è questo il punto. Ah, è un cavallo? No, è... Un amante? No, Rowan, non è nessuno. Sei venuto per chiedermi di nessuno? Grazie per il tuo tempo. Come stai? Ok, allora, questo qua non sa niente. Andiamo a parlare con qualcun altro, allora. Poi dobbiamo continuare anche ad ampliare questi posti qua. Casa di Alvis e Holger. Potenziamento banchetto. Però dovremmo fare qualche razzia prima. Ottaviano. Ah, Ave, Eivor. Come stai? Bene, grazie. Una domanda. Il nome Gutman ti dice qualcosa? Gutman? Non è latino, eh? È un nome, credo. Ma non mi ricorda nessuno. Temo sia un nomignolo. Un nome fasullo. E perché lo chiedi a me? Perché mi fai domande su un nome falso? Credi che il mio nome lo sia? No, lo è. Io sono Ottaviano e sono sempre stato Ottaviano. Oh, mamma. Ti prego, Eivor, questo non è un buon momento. Sono molto occupato, addio. Cioè, ma vi costa tanto rispondere solamente sì, so chi è, no, non lo so. State lì a fare tante seghe, ragazzi, ma non ho capito io. Ma che palle. Andiamo a parlare con questo là, vediamo se è un po' meglio. Tanto, maialo. Maiale, che ci fai fuori dal recinto? Sta attento e ti si mangia, eh? Poi stasera si fa la grigliata, stai attento, eh? Donde stas? Che è il pescatore, forse, che ci deve dire qualcosa. No, il fornaio, il nostro amico... Questo maledetto fornaio che... Abbiamo fatto una missione per aiutarlo, mi è sembrato un po' rosco, mi è sembrato. Tarben, hai un momento? E chiedevo se... Io sono Gutban, Eivor. Significa forte braccio. È lui, non Gutban. Il nome di un fornaio indifeso, no? Non è il nome di un fornaio, no. Come hai avuto questo nome? Prima di giungere qui, vivevo un'altra vita. Violenta e brutale. Ero parte di una banda di mercenari. Ero la loro arma. Giravo l'Inghilterra insieme a loro. Facevo tutto ciò che chiedevano. E mi chiedevano solo atti di violenza. Quando me ne andai, posai questa spada nell'erba e feci un voto. Giurai di non versare più una sola goccia di sangue, di abbandonare ogni violenza, di non uccidere mai più. Un'ardua promessa per un uomo duro. Forse, ma non per me. Non volevo altro che questa vita. Non sono mai stato così in pace. È tutta colpa mia. Sono io la causa di questi guai. Tocca a me rimediare. Tarben, chi ti minaccia sta minacciando il mio clan. Non lo permetterò. Sono uomini malvagi, Eivor. Non voglio che tu combatta le mie battaglie. Non mi hai sentito, Tarben. Se minacciano te, minacciano me. Andremo ad affrontarli, insieme. Molto bene. Vediamoci quando sarai pronto. Credo di sapere dove si trovano. Ovvia. Si va a fastiaffio il fornaio, ragazzi. Io direi di andarci subito. Vuoi affrontare i tuoi vecchi amici? Partiamo quando vuoi.
Beh, direi di ti farò strada. Di partire subito. Segui Tarben fino al covo dei banditi, quindi è lui Gutman. Voglio dirti che se dovesse finire male con la mia vecchia banda, posso cavarmela da solo. Tutto ciò che ti chiedo è di perdonarmi. Non c'è niente da perdonare. Li hai lasciati. Ti hanno seguito. Con l'ascia o a mani nude ti proteggerò a dovere. Stai vivendo la vita che desideri, vero? Ciao! Ah, perché praticamente ci ho fatto una missione secondaria quando ero offline con lui. E quando siamo andati a comprare il pane da quel da un tizio, insomma, in un'altra cittadina, questo tizio l'ha guardato un po' impaurito. Quindi, dimmi cosa dovrei aspettare. Mi ero un po' ammoscato qualcosa di questo fornaio. Non credo che andrà così, no. Niente del genere. Non sarebbe. E infatti. Sì, lui è furbo. È piuttosto amabile quando lo incontri. Ti fa sentire il suo amico. Uno di famiglia. Lo incontrai circa 10 anni fa e fu la prima persona ad accogliermi. A riconoscere che valevo qualcosa. Mi disse che avevo un dono. Per l'intimidazione, la persuasione e la violenza. Vista la mia stazza e forza, sapeva come usarmi. Allora, possiamo anche far seguire la strada in automatico, almeno ci godiamo questo splendido paesaggio. È veramente tanta roba, ragazzi. Comunque questo Assassin se lo sto apprezzando come non pochi, ragazzi. A parte questi buggoni qua. Come non pochi perché... Ah, ok, non è un buggone, è quello a fare là dell'Animus, insomma. Quelle anomalie. Sto apprezzando perché, oltre che il paesaggio, guardate i lavori, l'ambientazione è fantastica, hanno un po' cambiato stile. Per esempio, Odyssey era veramente ripetitivo. Questo qua lo sto associando piano piano, ora non proprio uguale, perché insomma. Ma che cosa vogliono da te ora? È molto diverso. Però tipo a The Witcher, ragazzi, un po' così, con l'esplorazione tranquilla e lenta. Massiccio e mostruoso. Tanti misteri che insomma sono piccole sorprese anche carine alle volte, un po' tipo le piccole missioni di The Witcher. Will fa ma solo ciò che mi piace molto, ragazzi. Cosa intendi fare? Non tornerò con loro. E non voglio altro sangue sulla coscienza. Per il resto non saprei dire. Chissà cosa avranno in mente. Era già un po' che un Assassin's non mi prendeva così tanto. No, dove vai, Briao? Ma dove si sono accampati in Scozia questi banditi, ragazzi? Non lo so, a 6 ore si cammina. Forse fanno per farci gustare questo panorama spettacolare. Perché no? Forse ci siamo, forse ci siamo. Quella casa. Credo che siano lì. All'inizio non ti colpirà molto, Eivor. Ma sta attento. Non prendere Wilf e i suoi modi affascinanti alla leggera. È una vera serpe. Ho già incontrato molte vipere travestite da ammaliatori. Lo so. Era un avvertimento. Ora entriamo. Andiamo. Gutban, ragazzo, per tutti i fulmini hai avuto il messaggio e hai portato un amico. E tu chi saresti, danese? Una sua preda? Sono Eivor, e tu hai derubato una donna del mio clan. È inaccettabile. Lo so, ne sono desolato. Ma dia Tecla, vero? Dia Tecla che la sua birra è tra le più buone che abbia bevuto. Io ho chiuso con te, Wilf. Ma noi non abbiamo chiuso con te. Ti abbiamo dato un rifugio, provviste, birra e ricchezze.
ti abbiamo reso ciò che sei. Per quanto avete fatto, lui vi ha ricambiati con il sudore, non è così? Sei molto focoso, mi piace. Ma questo accordo era già concluso prima che la vostra gente approdasse qui. Ma se vuoi salvare l'onore di Tarben, sarò felice di aiutarti. C'è solo un piccolo prezzo da pagare. Alcuni giorni fa, i soldati hanno confiscato le mie merci, diciamo così. Hanno tentato di confiscare anche me, ma sono fuggito. Se ci tieni tanto, potresti recuperare i miei averi e riportarmeli. Fallo e il tuo onore è salvo. Ma... non posso. Mi ero ripromesso di farla finita con questa vita. Ma... se servirà a riabilitare Tarben, ti riporteremo ogni cosa. Dove sono questi soldati? Accampati a ovest, non lontano. Un battaglione di soldati boriosi ed esaltati. Li riconoscerai dall'odore. Aspettaci qui. Torneremo prima che ti spunti un altro paio di corna. Dio sia con te, Eivor. Bah. Andiamo a recuperare le merci di questo scemo. Non è la tua battaglia. Non sei... non è una tua battaglia. Non sei tenuto a farlo. Invece sì. Ora ascolta. Quando arriveremo al campo, lascia fare a me. Troverò la merce di Wilf e te la porterò. Se dovessero scoprirmi, finirà male. Ci saranno dei morti, ma tu devi starne fuori. Non devi infrangere il voto. Nessun voto mi farà abbandonare gli amici, Eivor. Non ti lascerò solo se... voglio non attirare la tua. In quel caso, altrimenti resta nascosto. D'accordo. Hai la mia parola. Ok, siamo già... siamo arrivati praticamente. Direi di andare a piedi. Bene. Aspetta qui. E non farti vedere. Vediamo un po' di ucciderne qualcuno silenziosamente, se ce la facciamo, eh? Usiamo il trucco dei presi. Usiamo le loro ucce. Fermeremo una razzia, ma non ci fanno scappare. Qui non c'è nessuno. Anche perché ce n'è 2000, porca pupporone, ragazzi. Ne sono 2000 di questi qua. Come fai a ammazzarli silenziosamente tutti? È l'inferno. Aia. Ma perché sei venuto dentro, Briao? Oh,
c'è versi, volevo prendere la nel punto debole, ma non c'è versi. No vabbè, no, è morto. Ah, e ti sei interna un'altra volta, ma là si è briato proprio. No, puttana maiala, ragazzi. Ho pigiato per curarmi, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, ragazzi. E vabbè, si riparte, ragazzi, si riparte. Ora ascolta, quando arriveremo al campo, lascia fare a me. Troverò la merce di Wilf e te la porterò. Se dovessero scoprirmi, finirà male. Ci saranno dei morti, tu devi starne fuori. Non devi infrangere il voto. Nessun voto mi farà abbandonare gli amici, Eivor. Non ti lascerò solo se quei soldati ti attaccheranno. Solo in quel caso, altri. Allora, io presumo che questa missione qua sia da fare stealth, però, Non lo so, ma come fai? Ce ne sono talmente tanti che non si può. Non si può fare l'extract, ragazzi, sono troppi. Direi che l'abbiamo preso l'oggetto, si può anche andare via, quindi, forse. Perché sono troppi, dai, come fai? Tanto quello che volevamo l'abbiamo presa, quindi che ne spanculiamo di tutti quelli là. Ah, è rimasto indietro il coglione. Andiamo? Tornerò da tardi. Ehi? Sono questi i lavori di cui ti occupavi con Wilf e la sua banda di furfanti? Sono questi i lavori di cui ti occupavi con Wilf e la sua banda di furfanti? Rapine come questa? No, facevamo ben altro. Rubavamo ai poveri, uccidevamo gli innocenti, ingannavamo gli stolti, eravamo degli animali, Eivor. Potevamo dirci ignobili nei giorni migliori e abietti in quelli peggiori. Dimenticali. Ricorda solo ciò che ti rende migliore. Oh, oh, sono ritornati! Abbiamo le tue cose. Splendido, splendido, posatele qui. Il registro. Certo, onorerò il patto, per Dio. La gente non ha più fiducia oggi. Beh, sono tempi molto bui. Molto bene, ora siamo a posto? Sì, sei libero di andartene da qui e di essere Tarben il triste fornaio per il resto dei tuoi giorni. Ma tu, Eivor, se la vita sedentaria dovesse stancarti, un ladro come te ci sarebbe molto utile. Pensaci bene. Io se potessi ammazzarti ti ammazzerei, sai? Peccato che non ti possa ammazzare. Allora, si può ripartire, ora si riporta Tarben all'insediamento e si va a concludere la missione. Peccato, lo volevo quasi ammazzare il tizio là, ma non lo posso ammazzare. Mi stava un po' antipatico, ragazzi. Sei soddisfatto? Sì. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Temevo il peggio quando ho sentito il mio vecchio nome, Gutban. Non accadeva da anni. Rievoca i miei ricordi orribili. Immagino. Come sei finito in quella banda? Quando mia madre morì, cercai una famiglia. Wilf me la diede. Si prese cura di me. Mi accolse e mi disse chi ero. Chi potevo essere. Ma ora quel tempo è passato per me. Voi del clan mi accettate per quello che sono. E mi avete fatto il dono più grande. La pace. Molti uomini sono pacifici perché non conoscono la tempesta, ma tu l'hai superata e sei sopravvissuto. È una cosa rara. Significa molto. Grazie.
No, ce la fa venire lo scemo, sì. Alle volte si blocca, ragazzi. Comunque siamo tornati al nostro insediamento. Ci siamo, si porta a casa il fornaio. Sono riscuotere il tributo nella caserma per il reclutamento di nuovo. Eccoci. Ah, è bello essere di nuovo a casa. Sempre che io abbia ancora il diritto di chiamarla in questo modo. Tarben, nonostante tutto sei il benvenuto qui. E non ci devi niente se non il tuo impegno. Grazie. Ricambierò con ottime pagnotte fresche. Non c'è problema. Ma rimane un frammento del tuo passato. Certo. Il registro. Gettalo. Cancella il passato. Con piacere. Oh vai. Oh via, si è fatta questa missione, ragazzi. Allora, andiamo a vedere un po'. Andiamo un po' a vedere quel che si fa ora. Andiamo un po' a vedere. Intanto mettiamoci questi due punti talento qua, che male non ci fanno. Male non ci fanno. Vediamo un po' qui che abbiamo. Ecco, danni e abilità non sono male, quindi mi riprendo. E probabilità di critico anche. Quindi abbiamo raggiunto il livello potenza 55. Piano piano il nostro Eivor sta diventando sempre più forte. Sempre più forte. Allora, non ho razzie tanto semplici da fare al momento, come potete vedere, quindi eviterei. Vediamo se c'è qualche altra missioncina da fare qua in questa zona. Ah, ok, qui per completare 10 contratti con Rada. Qui c'è sempre quella di Valka. Ma io farei così, allora, ragazzi, andiamo a parlare con Randvi alla Casa Lunga. Vediamo un po' se si può iniziare qualche missione nuova di alleanza. Qua che c'era da fa? Il capanno dei cacciatori, quasi quasi me lo costruisco, so. Ah, bene. Visto che ho le risorse. Sì, ora abbiamo anche le missioni di caccia. Grazie per l'aiuto. Sappi che forniremo solo il meglio di pellicce, carni e ossa. E se vuoi andare a caccia, potrai portarci le tue prede. Esatto. Prepareremo le pelli e i crani. Già, ho accumulato i trofei di Petra per anni. È una donna meticolosa. In ogni cosa. Lo terrò bene a mente. Godetevi la casa. E Eivor, tu mi sembri propenso a conquistare trofei. Mi piace vincere, ma non ricordo ogni mia vittoria. Le tue armi portano i segni di grandi battaglie. E il tuo orgoglioso incedere indica i tuoi trionfi. Mi sbaglio? Non sbagli. Perché lo chiedi? Per questioni di affari, ovvio. Wallace è il miglior conciatore e tassidermista dell'Inghilterra. Se vuoi che le tue gesta di caccia diventino saghe, il modo migliore è trasformare le tue prede in dei trofei. Se sconfiggi una bestia rara e possente, portala a noi. Ne faremo bella mostra per te. Buona idea. Cimeli per ornare la Casa Lunga. Grazie, Petra. Oh, prima che tu vada, hai un momento per me? Per un favore. Sì, dai, visto che non sappiamo che fare, direi di ascoltare lei. Comunque Ganzo praticamente ci adornerà la Casa Lunga con i trofei di caccia. In queste ultime sere non ho male. Sentito gli ululati di un branco di lupi poco oltre il limitare del bosco qui vicino. Se nessuno li ferma, divoreranno la selvaggina. E quando i cervi saranno morti, potrebbero venire qui. Credi che dovremmo scacciarli? Penso che dovremmo abbatterli. Col tuo permesso, ovviamente. E col tuo aiuto, se possibile. Andiamo, dai, andiamoci a fare questa battuta di caccia ai lupi. Bene, è da stolti sottovalutare un branco di lupi. Andiamo. Di qua. Andiamo, Petra, andiamo. Si va a fare una caccia, una cacciagione di lupi. Ti seguo. Il nostro insediamento è un luogo decisamente ideale. La terra è ricca e gli animali qui crescono e prosperano. Abbiamo anche qualche attività secondaria da fare con la caccia e la pesca, che male non fanno. Quando l'uomo aggredisce la natura, questa si ribella. Attaccandoci. Un lupo è disposto a tutto. Sono stati scacciati e ora se la prendono con noi. Vieni di qua. Guarda qui.
Croste e briciole di pane. Forse hanno preso qualcosa dal negozio di Tarben o da qualche avanzo sui tavoli. Le hai viste dalla tua posizione? Si stagliano nette sul terreno e sull'erba. Vedi? Vieni, di qua. Ah, senti l'odore. Un lupo maschio. Marca il territorio per allontanare i rivali. Come sai che è un maschio? È un odore diverso. Si capisce. Come hai imparato a seguire le piste? La mia è una famiglia di cacciatori. Vengono da un est sconosciuto anche a te, credo. Ma vivo in Inghilterra da molto tempo. È qui che ho trovato Wallace. Voi due siete fratelli come lo siamo io e Sigurd. Nell'onore, non nel sangue. Sì. Come racconta mia madre, trovammo Wallace abbandonato. Un infante nei boschi. Lo prendemmo con noi. Guarda, i lupi hanno ucciso qualcosa. Sono qui in zona. Quelle tracce devono aver trascinato via la loro preda. Siamo molto vicini. Ah, vedi i segni di denti sulla carcassa? Sono diversi. È opera di un branco. Sono in molti. Esatto. Andiamo. E così trovaste Wallace nei boschi. Eravamo in viaggio nella foresta quando vidi un cervo bianco davanti a noi. Lo seguii sperando di abbatterlo, ma lo persi quando entrai in una radura. E lì per terra c'era un bimbo, il piccolo Wallace, solo e in fasce. Ah, guarda lì, i segni sull'erba. Hanno dormito qui. Sono colpito, Petra. Hai una grande abilità. E non hai ancora visto niente. Andiamo, Pietra, andiamo. Pietra, Petra, ragazzi, scusate. A condurti da Wallace. Proprio così, un segno del destino. Lo accudimmo e lo curammo finché non guarì. Io stessa ero poco più che una bambina. E da quel giorno in avanti fummo cresciuti come fratelli. Tracce. Ecco, le morti. Sono qui intorno e possono sentirci. No, sono sassi. Credo che se ne siano andati da poco. No, no. Sono feve morte. Non sono sassi, ragazzi. Aiuto! Forse sono qua su. Abbiamo trovato i lupi. Ehi, tu, riparati. Eccoli, ragazzi. Mamma mia, quanti ce n'è. Finalmente mi stavo addormentando là, seguì quelle tracce, ragazzi, sinceramente parlando, volevo un pochino di azione perché mi stavo un pochino addormentando. Bianco, il capo bianco, forse può darsi, Fatto, li abbiamo sistemati. Oh, grazie, grazie di cuore a entrambi. Andiamo a sentire il contadino che ci dice. Sei tutto intero? Erano le tue pecore? Lo erano, ora non più. Erano tutto ciò che avevo. Quelle povere bestie non hanno avuto scampo. Ho perso le mie mucche mesi fa e ora tutte le pecore. Buon Gesù, che razza di allevatore sono? Mi dispiace per il gregge, ma senza lupi potrai riprenderti in pace. Non senza la benedizione di Dio, ma ci proverò. Ti resta ancora la tua vita e se hai quella potrai sempre rifarti. Eivor, aspetta. Sento qualcosa. Cosa? Io no. Oh, misericordia. Felix, Rosemary, i miei tesori, state bene. Venite qui, miei angeli preziosi. Beh, è andata bene. Sei stato grande, Eivor. Sai cacciare quasi quanto sai combattere. Dammi qualche settimana e saprò seguire le piste come te, o meglio. Sarei felice se mi superassi. È stato bello, Petra. Non esitare a chiamarmi se dovessi trovare altre belve minacciose. Sei il primo della lista, Eivor. A presto. Thank you.
Vabbè, si è fatto anche con questa missione ostile, ragazzi. Quindi siamo a posto ora. E andiamo a vedere che è questo simbolo qui. Andiamo a vedere questo simbolo qui. Poi si torna all'insediamento alla grandissima. Ormai questo episodio è così, ragazzi. Eventi secondari che diamo un po' di spazio anche al nostro insediamento con il fornaio, missioni fornaio, tanto sono cose che vanno fatte. E la cacciatrice qua, diciamo un episodio relax, chiamiamolo così. Voglio andare a vedere che è questo simbolo qui, però. Ah, ecco cos'è questo simbolo lì, è quello a fare la... le anomalie. Sono le anomalie, l'avevo già notata questa anomalia qui, c'era già stato infatti, per quello c'è il simbolo, ma non lo so perché non riuscivo a farla, non lo so, forse, boh. Non lo so, magari torno poi a darci un'occhiata così cerco di farla, ragazzi. Allora, torniamo all'accampamento. Ci teniamo in allenamento con Eivor durante il caricamento, ragazzi. Bisogna sempre tenersi allenati, essere sempre pronti a tutto nei rendi qua dell'Inghilterra. Allora, ragazzi, io niente, dai, direi di concludere qua questo piccolo episodio, diciamo, di missioni secondarie dedicate all'insediamento e all'avanzamento del nostro clan dei corvi qua in Inghilterra, ragazzi. Quindi non lo so, ragazzi, se volete iscrivetevi al mio canale, seguite le mie pagine social, trovate tutti i link in descrizione. E come al solito io vi ringrazio di essere stati con me e ci vediamo nel prossimo video. Anzi, ci sentiamo nel prossimo video. Ciao ciao!